Diciamo, ha avuto l'incertezza perché questo è uno degli ultimi pezzi che ho preparato e che mi sono sovvenuti alla mente come qualche altro pezzo sarà così. Non è stato facile, selezionare di quasi 30 pezzi, immaginate un po', in così poco tempo. In ogni caso, adesso proseguirò con un pezzo di Ivana Spagna, che appunto è una delle sue canzoni, le canzoni di mio padre preferite, anche se non delle preferite in senso assoluto, però comunque sì, è una di quelle. Se non erro, partecipa a Sanremo questa canzone, non ricordo che anno, veramente non lo so, ma se non erro fece anche o terzo o quarto posto, non vorrei sbagliare. E la canzone si intitola Gente come noi. E diciamo anche questo ci provo. Sì, Antevana Spagna. Io confesso, qualcuno se già lo sa, non sono un grande appassionato di canzoni. Infatti, le canzoni che conosco le conosco solo per via di film o sentite tramite qualche altra intuizione. Non ho mai avuto un cantante o un gruppo preferito, quindi
rendo conto anche che ho gusti un po' particolari, ma è così. In ogni caso, adesso seguirà ovviamente la canzone successiva, direi spiace inserirla adesso, ma in modo bisogna scegliere, purtroppo è difficile scegliere per forza. In questo caso la canzone La Bella e la Bestia, Alan Menken, ovviamente grandissimo compositore, parecchie, non è solo nella Disney. Beh, la canzone è una storia, sai, bellissima canzone del Ballo, è veramente una canzone che lui cantava, insomma, spesso da piccoli per far addormentare i miei fratelli, per cui vado con questa bellissima, insomma, adesso strumentale di Alan Menken, che è veramente straordinario.